Ciao fans! Ciao fans! Allora, è sabato sera, è mezzanotte e stiamo facendo questo video per voi. Non voglio un grazie, ma almeno un like al video e, se non siete iscritti al canale, l'iscrizione mi sembra il minimo, visto lo sbattimento. Scusami, devo tirare un po' d'acqua al mio mulino. Ok, metteremo qua un banner con la campanella, iscriviti. Non ce l'abbiamo quel banner lì. Fa niente, però potete immaginarlo e andare a iscrivervi lo stesso. Ah, ok. Invece che banner abbiamo? Quello dello shop. Quello quindi lo faremo comparire. Esatto, comparirà qua un banner bellissimo per lo shop su Tube Shop Italia del nostro merchandise ufficiale. Non questo. Queste sono le magliette che abbiamo fatto fare l'anno scorso per l'hotel ristorante dove ci sarà l'evento del 27 giugno, per cui stiamo facendo questo video. Cioè, praticamente dietro abbiamo anche la scritta staff. No, c'è scritto crew. Questo dimostra che io l'anno scorso non ho fatto un hotel, mentre lei ci ha lavorato. Io solo ho avuto l'idea di far fare le magliette. Bene, ma la scritta crew l'ho deciso io. Comunque, crew. E poi qua c'è Welcome Biker. Welcome Bikers. Guarda che bicipite. Comunque, finita questa parte introduttiva più o meno utile, direi meno utile, però l'abbiamo fatta lo stesso, perché siamo qui oggi? Perché dobbiamo spiegarvi come funzionerà l'evento del 27 giugno a Bema. Che non è un raduno. È importante, per questioni legali non è un raduno, quindi non sarà un evento organizzato senza, cioè, tutti e no. Sarà un pranzo a numero chiuso e quindi, perché dobbiamo rispettare tutte le normative, perché non vogliamo essere arrestati fondamentalmente, e quindi sarà un pranzo e sarà un evento e non sarà un raduno. L'evento sarà il 27 giugno, che è una domenica, e il ritrovo sarà a Bema, all'hotel ristorante Il Gusto di Valtellina. Comunque ci sono tutti i riferimenti dell'hotel nella descrizione del video. Quindi il ritrovo alle 12 e il pranzo è alle 13. Questo perché? Perché siccome arrivate da più parti d'Italia, alcune molto lontane anche, dobbiamo dare una fascia oraria più o meno flessibile per permettere a tutti di arrivare, anche ai ritardatari, senza che gli altri inizino a pranzare, senza che ci siano tutti. Quindi dovete essere lì alle 12, però iniziamo alle 13, in modo tale che se uno arriva un po' dopo. Questa cosa l'ho pensata perché noi siamo sempre in ritardo. Almeno di mezz'ora. E quindi abbiamo pensato di fare questa cosa per permettere a tutti di arrivare nonostante magari fossero in ritardo. Quindi ci si trova lì alle 12, si può bere una birra in terrazza, insomma, si può fare quello che si vuole, si può fare due passi per il paese. Cosa si può fare? Si può urlare nella valle per sentire l'eco, cioè si può fare tante cose. Però c'è quell'oretta lì di margine, diciamo, margine di sicurezza. Margine di sicurezza, esatto. Per ritardatari più o meno cronici. Più o meno, esatto. Comunque noi saremo lì dal venerdì sera / sabato mattina, quindi quando arrivate alle 12, nonostante di solito siamo sempre in ritardo, noi in realtà saremo già lì. Come già accennato, la prenotazione è obbligatoria proprio perché i posti saranno limitati. Adesso non abbiamo ancora un'idea di esattamente quanti posti potremo avere perché abbiamo due soluzioni. Una è farlo nella sala ristorante dell'hotel, che ha ovviamente un tot di posti che già sappiamo, ma se dovessimo sforare quel numero possiamo spostare tutto quanto nella sala eventi della Proloco, che è lì di fianco, cioè è attaccata al ristorante, è nella stessa struttura, che è molto molto più grande. Cioè, quando c'erano gli eventi tipo la Sagra del Fungo, quante persone mi hanno detto che ci stavano? 1500. Ecco, 1500 persone. Ovviamente adesso non ci potremo stare in 1500 per i motivi che ben sapete, però questo vi fa capire quanto possa essere ampio questo spazio. C'è addirittura un palco, c'è già un bar integrato. E quindi abbiamo queste due alternative in base a quante adesioni ci saranno. Proprio per questo motivo qua, per organizzare, la prenotazione è obbligatoria,
Quindi vi ricordiamo che nella descrizione del video, oltre ai riferimenti dell'hotel, quindi sito, pagina Instagram, eccetera, per questa volta mettiamo anche il numero di telefono da chiamare per fare le prenotazioni, perché la prenotazione ovviamente è telefonica, nel senso che non si va sulle piattaforme, ma si fa direttamente al telefono con sua sorella, che non è quella single però, è quella che ha due figli, perciò non fate i provoloni quando chiamate. Ma perché dovrebbero fare i provoloni? Perché quando abbiamo parlato di Gaia c'è stato molto interesse. Ah. E quindi non vorrei che pensassero fosse Gaia al telefono e facessero tipo qualche battuta o qualcos'altro, tipo lanciare un po' l'esca. No, Gaia ci sarà, ma non è lei che risponde al telefono. Però se volete conoscerla ci sarà. Gaia vi servirà... Lei Gaia farà i dolci. È vero. Gaia farà i dolci e in più probabilmente porterà anche le portate al tavolo, perciò... Avete qualche chance. Si sa mai, eh. Beh, giusto, non si sa mai. Già che cioè, se venite sicuramente avete più chance che stando a casa. In questo momento Gaia è impegnata, però tanto lei che questo video probabilmente non lo vedrà, perciò esatto. Possiamo dire quello che vogliamo e lei non lo saprà mai. Quindi chiamate il numero che c'è nella descrizione del video e prenotate al telefono. Comunque poi tutte le informazioni, visto che non stiamo gestendo direttamente noi le prenotazioni e l'organizzazione vera e propria, ve le darà Giorgia, sua sorella, al telefono. Perciò chiamate lì e vi dice tutto lei. Ma parliamo della cosa che interessa a tutti. Quale potrà mai essere, secondo te? I primi? No. E uno va in evento. Il pranzo? No. Quanto costa? Ah, quanto costa? Poi proprio tu che sei la prima che... No, io no. Troppo. Pensavo che ci arrivassi subito, che era la cosa più importante. Vabbè, ho capito. Vabbè, comunque, quanto costa? E soprattutto cosa comprende il costo, perché se no, quanto costa e non si dice cosa uno può... Cosa ha in cambio di questo scambio pecunia contro bene, diciamolo. Allora, il costo dell'evento è di 30 euro e comprende il pranzo, che si suddivide in... Cioè ci sono varie portate, nel senso... Allora, è un antipasto misto che si chiama antipasto del gusto. Perché l'hotel si chiama? Il gusto di Valtellina. E quindi l'antipasto si chiama? Antipasto del gusto. Che fantasia! Comprende affettati quali bresaola, nostrano ovviamente, salamino... Com'era? Salame, formaggina, formaggella. Questo è tratto da un video in cui arrivavamo in cima al Maniva. Formaggelle? Sì. Flashback. Sì, siamo arrivati anche in cima al passo del Maniva. Salame, polenta, salamina, formaggelle. End of flashback. Allora, torniamo un attimo seri perché sennò non si capisce niente in questo video in cui devi spiegare delle cose. Cioè, io mi metto nei panni di chi lo guarda, non sta capendo niente. Bene. Ha capito 30 euro, ore 12, 20, forse ha capito il 27, però non sono tanto allora, sicuro. Comprende antipasto con bresaola, ma perché non posso dire affettati? Affettati valtellinesi e non, quindi bresaola, salame, coppa, nostrano, tutto nostrano. Alla fine l'hai detto comunque. Esatto. Vabbè. Poi ci sono i tarots valtellinesi. Che probabilmente nessuno non valtellinese saprà cosa vabbè, sono, ma fagnetti sono buoni comunque. Surprise. Poi ci sono gli shat valtellinesi, anche questi. Se non buonissimi. Sapete cosa sono gli shat, mi deludete un po'. Esatto, sono buonissimi. Poi ci sono i pezzoccheri valtellinesi, anche quelli. Ovviamente tutto fatto a mano. Tutto fatto in casa, ovviamente, anche la pasta di pizzoccheri fatta dal nostro chef. Dolce, surprise, cioè a sorpresa, fatto da mia sorella che è pasticcera. Molto brava. Esatto. Acqua e caffè compresi. Ah, ma se uno volesse il vino, perché ce l'hanno chiesto, vediamo se sei preparata. Il vino è un fuori busta. Quindi se volete il vino, ovviamente potete berlo, quello che volete, però potete bere... a esatto. Parte. Potete bere quello che volete e a parte. C'è una bella lista di vini comunque e soprattutto sia Giorgia che Fabiano, che suo papà, sono sommelier, quindi se dovete scegliere un vino non chiedete a noi perché non ci capiamo assolutamente niente. Esatto. Però se chiedete a chi ne sa, ovviamente vi consiglieranno bene. Poi, oltre al pranzo, cosa si ha con questi 30 euro? Perché mica solo il pranzo. Ok. Cioè, a parte la nostra compagnia che... Cioè, quella... Altro che 30 euro.
Cioè, oddio, volendo. Della mia non gliene frega, non gliene frega proprio niente a nessuno. Non in è realtà, vero. Ma dai, ma, non gliene, ma neanche i miei genitori guarderebbero il video se non ci fossi tu. Ma non è vero. Ma è così, è così. Io sono la mente, e però lei è l'attrazione che... Ah, io sono la mascotte. Oltre al pranzo ci sarà una bellissima estrazione a premi. Quindi quando arriverete vi verrà dato un numerino, e con questo numerino potrete vincere a fine pranzo un premio. Cioè un numerino tipo quelli della tombola. Esatto. Cioè nel senso, con quelli della tombola penso che faremo l'estrazione. Il numerino sarà stampato su un pezzo di carta. Tipo quelli del guardaroba quando, esatto, quando si andava a ballare. Quando si andava. Quando si andava. Quindi ci saranno dei premi che sappiamo già in questo momento in cui stiamo facendo il video, che è il 23 maggio. E ci sono dei premi di cui uno sponsor, che è PMJ, che è l'azienda che ci ha fornito i jeans da moto, ci ha detto che parteciperà all'evento dandoci dei prodotti da regalare o dei buoni, sconto o anche altri prodotti, però non ci ha specificato ancora ad oggi esattamente cosa ci manderà. Quindi sappiate che ci saranno anche questi, ma ad oggi non possiamo quantificare esattamente cosa saranno e quanti saranno. The next day. Ciao fans, è passato esattamente un giorno da quando abbiamo registrato il resto del video insieme a Luna, che oggi non c'è perché è lunedì sera, è mezzanotte e è già a letto. Quindi guardavo di là per vedere esattamente che ora fosse, tardissimo, e si sveglia alle 5.40, quindi sta già dormendo. A parte questo excursus, oggi abbiamo sentito Yari, il direttore prodotto di PMJ, che ci ha detto esattamente quali prodotti ci daranno per la lotteria del raduno. Ci daranno un voucher per avere un paio di pantaloni in omaggio e ci daranno due voucher con dei buoni sconto. Per avere l'omaggio, poi con il voucher dovete scrivere una mail direttamente a Yari, che poi gestirà il tutto in prima persona. Oltre a questi regali grossi, perché un paio di pantaloni gratis è un regalo molto grosso, ci ha detto che ci manderà anche delle bandane e dei flyers da distribuire in maniera casuale. Detto questo e fatta questa aggiunta, posso lasciarvi al resto del video in cui andiamo avanti a spiegarvi cosa ci sarà in palio e tante belle cose. Buona visione! Meanwhile... Allora, i premi che sappiamo ad oggi che ci saranno sono... Non sono nell'ordine in cui saranno assegnati. No, esatto. È un ordine casuale, poi dobbiamo decidere... come collocarli, esatto, in classifica. Allora, ci sarà una bellissima maglietta dei Moon Riders. Quella col battito. Quella con il battito, che è quella best... bestseller. Bestseller. Ovviamente, colore a scelta di chi la vince... Italia scelta, esatto, ovviamente. Cioè nel senso non la riceverete al momento, quando la vincerete ci darete la taglia e anche dove farvela spedire e il colore, esatto, e noi la ordineremo e ve la faremo arrivare a casa. Pensate che, cioè, che efficienza. Eh sì. Poi ci sarà una notte in hotel per due persone, cioè l'hotel dove si farà l'evento, non un hotel a caso. No, no, una notte al gusto di Valtellina per due persone, con colazione inclusa, ovviamente. Dopodiché ci sarà anche una felpa, che non so perché non l'hai detta dopo la maglietta. Perché è in ordine casuale. Ah, ok. Ci sarà anche una felpa col battito The Moon Riders. Anche lì, ovviamente, colore a scelta di chi la vince, taglia a scelta. Ci dite dove farvela arrivare e noi ve la faremo arrivare. E poi? E poi ci sarà un buono sconto presso Borsatiselle. Per chi non avesse ancora visto i video, li vado a vedere. Praticamente abbiamo fatto rifare tre selle, due dell'MT e una del Duke, da Dario Borsati, che è il titolare di Borsatiselle. Tra l'altro è un ragazzo che ha la mia età, quindi è simpaticissimo. Perciò se dovete rifare una sella, andate da lui, che oltre a lavorare bene vi farà anche ridere mentre siete lì, cioè proprio... Ok, colgo questa occasione per salutare Dario. Ciao Dario. Io ho detto un po' meno. Un po' meno. Quindi se non avete ancora visto i video, andateli a vedere per capire come potrebbe diventare la vostra moto. Quindi lui ci ha detto che anche se non dovesse essere presente all'evento perché suona la batteria e probabilmente... è più un no che un sì, però forse potrebbe avere quel weekend lì delle prove per un concerto,
Anche se non dovesse esserci di persona, ci darà comunque il buono e quindi il premio c'è. Dario, speriamo ci sia, ma ad oggi non ne siamo certi. Comunque, andate a vedere i video perché, oltre a essere dei bei video, fanno anche ridere. In più, vedete cosa potreste vincere. E come lavora Dario. E come lavora Dario. E poi, queste sono le cose certe. E poi, appunto, ci saranno i premi di PMJ che non sappiamo ancora esattamente quali saranno, ma molto probabilmente saranno più di uno. Perciò, molto probabilmente, ci saranno molte estrazioni. Quindi non sarà primo, secondo, terzo, ma ci saranno molte più cose. Ricordiamo che l'estrazione è riservata solo ai partecipanti al pranzo. Certo, non è che venite su dopo il pranzo e dite ma a me il mio numerino non me l'avete dato. E non è che si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi se le cose che vi abbiamo detto adesso più il menù che vi ha detto prima Luna possono interessarvi, venite al pranzo. Se venite al pomeriggio, niente pranzo e niente premi. Ma noi comunque saremo lì a salutarvi, a fare le foto. Che non è male, nel senso, vederci. No, non so cosa possa fregargliene di fare una foto con me, però vabbè, se volete fare una foto anche con me, io sarò lì. Ma no, dai, non siamo andati al ristorante per 2 anni, venite su a pranzare, no? Tra l'altro. Cosa molto importante, anche se le camere sono quasi esaurite, mi pare di aver capito. Sì, forse 2 sono ancora rimaste. Quindi anche se le camere ad oggi sono quasi esaurite, per chi prenota la camera lì e fa il pranzo, abbiamo deciso di riservare il 10% di sconto sul pernottamento. Quindi abbiamo creato una sorta di pacchetto vacanza, per cui c'è anche lo sconto sul dormire. O comunque ci stiamo impegnando, cioè sta roba qua voi non avete idea di quanto tempo ci va, cioè uno dice, fa un pranzo, cosa ci vuole? Oh, ci vuole un botto di tempo, Che non stiamo raccogliendo noi le iscrizioni, cioè se raccogli anche le iscrizioni, ciao. Persone che ti chiamano, messaggi, già così messaggi un casino. Meno male che c'è Giorgia. No, però è per dire che, cioè, oggettivamente è impegnativo. Sì. Ovviamente speriamo che il 27 giugno ci sia il sole, ma dato che io non sono Nostradamus, anche se ogni tanto rispondo a Luna che guarderò nella sfera di cristallo quando mi fa delle domande idiote sul futuro. Però oggettivamente, anche se ce l'ho veramente una sfera di cristallo per fare le foto, devo andare a prendere la sfera di cristallo? No. Comunque, anche se ce l'ho per davvero, nel mobiletto dove ho il computer, in realtà non possiamo prevedere in anticipo che tempo ci sarà. Quindi abbiamo chiamato Giorgia a 14:30 di sabato sera per la sua felicità. Pensava stesse morendo qualcuno e probabilmente se Luna fosse stata più vicino qualcuno sarebbe morto. Le abbiamo chiesto, ma se dovesse piovere? E lei ci ha detto che sta dicendo a tutti quelli che hanno già prenotato che in caso di maltempo l'evento ci sarà comunque e si sale in macchina. Questo perché? Perché comunque se dovesse piovere all'ultimo, per dire, voi immaginatevi un ristorante che fa la spesa per X persone. Ha lì più di un cuoco apposta per l'evento. In più ha riservato tutta una sala, ha già preparato, poi gli arriva un temporale e cosa fa? Butta via il cibo? Cioè capite che comunque quando c'è un'organizzazione così, cioè vi sposate, piove, cosa fate? Chiamate il prete? No, guarda, non mi sposo più oggi perché piove. So che probabilmente lo vorreste fare, però non si può. Quindi l'evento si farà anche in caso di maltempo e salite in macchina. Non sarà la stessa cosa, però tanto pensate che salire in macchina, salire in moto, il risultato è sempre uguale. Si viene lì e si mangia, tutti insieme. Ecco. Comunque distanziati, ci sarà l'igienizzante delle mani, nel senso, però si mangia, tutti insieme. Distanziati, bene, 1 metro uno dall'altro. Però comunque si allinea. Si mangia, si sta insieme, c'è la musica, ci si diverte, si vincono premi. Si mangia bene e il locale è areato, nel senso che possiamo tranquillamente aprire tutte le vetrate che ci sono, quindi c'è il recircolo d'aria. Se c'è il temporale no, perché altrimenti vedi la gente che prende le robe al volo, tipo guarda un tovagliolo! E se c'è tanto vento e lasci aperto da tutte le parti, che la roba vola, poi vabbè, cioè, quando c'è vento in montagna c'è vento. Con moderazione. Quindi l'evento ci sarà anche in caso di maltempo, speriamo ovviamente ci sia il sole. L'unica causa di forza maggiore per cui eventualmente verrà rimandato o cancellato, e ovviamente dato che
Il pagamento l'abbiamo chiesto anticipato proprio per riuscire a gestire il tutto, ed essendo un numero chiuso, il modo per essere sicuri che chi prenota poi venga non sottraendo il posto a qualcun altro è chiedere il pagamento in anticipo. Quindi l'unico motivo per cui si rimanderà o cancellerà e chi ha già pagato verrà rimborsato è che cambi il colore della regione. Quindi se la Lombardia dovesse diventare arancione o rossa o blu o nera o arcobaleno o quello che dovrà diventare, che non ci permetterà di fare l'evento, ovviamente sarete rimborsati. Abbiamo detto tutto quello che ci veniva in mente personalmente, quindi adesso rispondiamo alle domande che ci hanno fatto i fans nelle storie di Instagram. Perciò se ci seguite su YouTube ma non su Instagram, seguiteci anche lì, perché altrimenti poi quando facciamo queste storie qua non le vedete mai e cadete sempre dal pero: ah, ma io non l'ho vista quella storia lì. Non le facciamo, poi se non le vedete. Comunque, una delle domande che viene fatta più spesso a Giorgia è: ma la moto posso metterla al coperto? No. Cioè, la sincerità no. Prima di tutto, no. Fine. Chiudiamo il video. Allora, non abbiamo garage per i clienti, non abbiamo un posto al coperto dove mettere le moto. C'è solo un, diciamo, portico. Due moto ci stanno. Non è vero. Massimo 3 se proprio... Non è vero. Quello della Proloco? Sì. Forse 6, facendo un po' il gioco dello Shanghai. Vabbè, abbiamo solo un portico dove ci stanno 6-8 moto, dove chi dorme lì di solito la mette, ma... Vi diciamo una cosa molto importante. Bema... Ha 80 abitanti. Esatto, se non avete visto com'è, andate su Maps, vedete Bema, e non Brema che è in Germania, ma Bema che è in provincia di Sondrio. Okay. Bema c'è solo una strada. Che sale. Da Morbegno. Solo una strada, ci sono 80 abitanti e tipo 80 sono vecchi, cioè sono anziani. Cioè l'età media degli 80 abitanti è 80 anni. Esatto. Ci sono gli altri, i giovani sono le mie sorelle e le mie nipoti, basta. Quindi, cioè, nel senso, anche se la moto non è al chiuso, non ve la ruba nessuno. Non ve la ruba nessuno, non ve la tocca nessuno, non fa niente a nessuno. Anche perché l'unica strada che sale, in realtà, ha anche la telecamera all'ingresso del paese che inquadra tutti quelli che entrano. Perciò, se anche dovesse mai succedere qualcosa, e nella storia di Bema non è mai successo niente... Comunque lo stronzo che viene su a rubare viene anche inquadrato dalla telecamera. Cioè, quindi non viene. Cioè, anche se per dire chiamano. C'è un furto! Cioè, i carabinieri neanche salgono, perché uno non ci credono, e due li aspettano direttamente a Morbegno, che tanto la strada quella è. Sì, esatto. Quindi non c'è scampo, è come fare un rapimento su un'isola. È una cosa un po' stupida. Ma ovviamente la direzione declina qualsiasi furto ai vostri danni. È sempre meglio pararsi il culo, eh. Poi ci avete chiesto se sarà possibile mangiare all'aperto. No, cioè nel senso sì e no, nel senso che l'evento è tutti insieme, non è che vieni lì a pranzo e mangi fuori da solo, se no prenota un'altra domenica e mangi da solo all'aperto. Quindi se ci sarà bel tempo terremo tutte le vetrate aperte e probabilmente qualche tavolo sarà anche sui balconi, immagino. Sì. Quindi qualcuno mangerà anche all'aperto, però... Darvi la certezza, si mangerà all'aperto, non possiamo farlo. Poi ci hanno chiesto: ma se non si riesce a venire per pranzo, venite quando volete, cioè nel senso, al pomeriggio non c'è un evento, l'evento è il pranzo, per ragioni legali. Quindi se volete salire al pomeriggio, siccome siamo in un paese libero, sappiate che noi il 27 siamo lì, salite pure, nel senso, fate quello che volete, è un paese libero, venite su, la strada è pubblica, il paese non è una città-stato, quindi salite... Ovviamente sto dicendo così per pararmi il culo. Quindi salite, noi dopo il pranzo saremo lì, perciò non scappiamo, fino alle 6 penso che saremo a Bema, dopodiché scappiamo perché comunque abbiamo anche noi 2 ore di strada per tornare a casa, però fino alle 6 siamo lì, venite su, vi bevete una birretta in terrazza, facciamo 2 chiacchiere, ci saranno un bel po' di moto, spero, quindi potete salire. Però non ci sarà nessun giro tutti insieme e questa è una cosa che penso che non faremo più, proprio un giro tutti insieme. Uno, perché è un casino. Due, perché l'unica volta che l'abbiamo fatto con tante persone è successo il patatrack, e quando hai un evento già organizzato con la cucina che aspetta, il cuoco che aspetta, tutti che aspettano, se succede anche la minima cazzata, cioè uno buca... ti tocca lasciarlo indietro, oppure devi aspettare, e però se c'è un casino, è un casino. Quindi non ci sarà un giro tutti insieme,
E anzi, noi saremo già lì dei giorni prima, quindi non ci sarà neanche l'occasione di andare su insieme. E no, ci vedete lì, la moto è ferma, uguale. Poi Luna, c'è l'aperitivo la sera? Se uno vuole può fermarsi alla sera a fare aperitivo, nel senso che se noi andremo via verso le 6, 6:30, potremmo fare un aperitivo alle 5:30, 5. Alle però 5 si può fare aperitivo. Non c'è niente di organizzato, no, della serie, alle 5 c'è l'aperitivo. No, no, non c'è niente, non c'è di niente preparato, di organizzato. Chi, se vogliamo, se decidiamo di fare aperitivo verso le 5, si può fare aperitivo e tutti insieme, o chi vuole, e poi basta, si va tutti a casa. Ognuno a casa sua, cioè non pensate che vi portiamo a casa con noi, eh. No. Non c'è posto. Non c'è posto. Uno, non c'è posto. Due, comunque, a un certo punto noi prenderemo apposta una strada sbagliata per depistarvi. Cioè usciamo a un certo punto, ma non stiamo andando a casa, okay. È solo per non far sapere in realtà dove abitiamo. Bene, e chi viene su da solo lo aiuti a fare conoscenza? No, lo isoliamo in un angolo girato di spalle. Ma ovvio che vi aiutiamo a fare conoscenza, cioè che... Nel senso, noi fondamentalmente, forse più io che lei, io no, siamo bravi a intrattenere, nel senso che se mi mettete lì su un palco, mi date un microfono, qualche cazzata ve la dico e vi faccio magari divertire, non lo so, dipende poi com'è la giornata, però cioè nel senso, non sarete nel vostro tavolino da soli o da sole, lì così, no, no, non andrà così. No, certo che no. Poi, siete, cioè, tutti... se siete ragazze da sole, non, cioè, non vi preoccupate che non c'è proprio il pericolo che rimarrete da sole. Se siete maschi da soli, è già un po' più... Però c'è Gaia, magari, non si sa mai. Se poi salite anche il sabato, cioè, se venite su a dormire e siete già su il sabato sera... È già più occasione. Poi, sai, una birra, due birre, tre birre, il rumore del bitto in lontananza. Il bitto è il fiume che passa nella valle. Che romantico. Cervi che vanno nel bosco. Abbiamo risposto a tutte le domande che ci avete fatto. Poi vi ricordo che i numeri per prenotare, il numero per prenotare è nella descrizione del video, ma comunque ve lo dico come se fossimo alla radio, quando dico il numero di telefono e non si capisce mai niente. 345-3350-388. O lo trovate in sovraimpressione? No, ve lo ridico bene che stavo scherzando. 345-3350-388. Chiamate ora. È solo per voi un esclusivo set di pentole in acciaio inox 1810. Non è vero, non c'è nessun set di pentole. Però magari potremmo mandarvi in cucina a lavarle le pentole. Tipo, ultimo premio per lo sfigato. 2 ore in cucina a lavare le pentole. Tipo penitenza, però insieme a Gaia. Magari così fanno conoscenza. Da cosa nasce cosa? Tipo, io lavo una pentola a te, tu lavi una pentola a me. No. No, vabbè, oh, magari non si sa mai, eh. Un mestolo qui, un mestolo là. Io spero che non lo veda mai questo video. Io glielo manderò apposta in realtà. Gaia, guarda cosa abbiamo fatto. Boh, non mi parlerà più. Se vi viene in mente qualcos'altro cui non abbia risposto, scrivetecelo nei commenti e poi vi risponderemo anche lì. Però io penso di aver detto tutto. Quindi cosa ci rimane da fare? Salutarvi. Tra l'altro questo sarà il primo video girato con la nuova Sony che abbiamo comprato, perché facevamo i video con l'action cam in camera e c'era un sacco di rumore digitale e non mi piaceva la qualità, quindi abbiamo comprato apposta questa nuova Super Sony, una mirrorless per fare i video in casa. Cioè tu pensa un po'. E qua diranno tutti, paga YouTube, eh? Barona se paga, un no. Sacco di sgay. Era Veneto? E ci sarà anche un Veneto. Chi è? Italo. Ah, c'è anche lui? No, non lo so. No, allora non lo facciamo. Ciao Italo, fratello, cioè, di... No, cognato. Sì, no, è il marito di Giorgia. Tra l'altro, pure militare, quindi io quando chiamate vi sconsiglio proprio di fare cazzate perché è pure un militare. Quindi io starei schifo. Lui farà la butta fuori. Ma non lo sa ancora. È vero? È sempre un piacere. Sali con la lista. Le cose all'ultimo. Sali con la lista a depennare i nomi. E le scuse, tutti devono partecipare. Chiudiamo questo video che sta venendo 28 minuti. Tutti devono partecipare alla manifestazione. Ciao fans! Ciao fans!